Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Oggi vi voglio parlare della fisica quantistica e come si è evoluta nel tempo. Ovviamente ci sono stati tanti scienziati che hanno studiato il mondo quantico e quindi l'atomo nelle sue strutture molto minuscole. Ogni scienziato, insomma, ha formulato una sua teoria e parleremo dell'esperimento della doppia fenditura che è stato fatto da Richard Feynman. Avete chiesto i video in italiano, anche se ho molto più difficoltà a fare video in italiano che in inglese, perché in inglese mi vengono molto più spontanei e molto più facile da fare. Invece in italiano devo leggere di più, devo concentrarmi un po' di più, devo fare uno sforzo maggiore per farli in italiano. Quindi solo perché il 70% delle persone mi hanno chiesto i video in italiano li farò più in italiano che in inglese. Iniziamo parlando dell'atomo. Tutti sappiamo che un atomo è fatto di protoni, neutroni ed elettroni che circondano il nucleo. Ok? Gli elettroni sono stati studiati molto particolarmente. Anche la luce ha un comportamento molto particolare. Ora tutti sappiamo che la luce ha una dualità onda-particella, che è il fotone. Quindi parliamo dell'esperimento di Thomas Young. Questo tizio ha fatto un esperimento nel 1802 e fornisce non solo la dimostrazione della natura ondulatoria della luce. L'esperimento in sé è molto semplice e consiste nel far passare attraverso una singola fenditura un fascio di luce e poi di nuovo attraverso una doppia fonditura, perciò la luce viene infine proiettata su uno schermo distante che crea delle frange. Ovviamente c'è un'interferenza costruttiva ed un'interferenza distruttiva. Poi è arrivato Louis de Broglie, che è stato un fisico, matematico e storico francese. Lui ipotizzò nel 1924, nel mondo scientifico, con la sua teoria sul dualismo onda-particella della materia, non della luce. Questa sua ipotesi ha dato inizio alla meccanica quantistica, perché poi ha vinto anche il premio Nobel per la fisica nel 1929, perché la sua ipotesi poi fu confermata con l'esperimento della doppia fenditura con l'elettrone. Fu una prova sperimentale nel 1927 da Davidson e Germerd, che hanno provato che l'elettrone è anche un'onda. In fisica, l'esperimento di Davidson e Germerd fornì un'importante conferma dell'ipotesi di De Broglie, ovvero che le particelle, come gli elettroni, potessero avere comportamento ondulatorio. Allora, vi spiego l'esperimento di Feynman in un linguaggio molto semplice. Allora, lui ha preso un proiettile, dei proiettili, acqua e elettroni, ok? L'elettrone è una parte dell'atomo. Prima ha lanciato dei proiettili contro questo schermo. Ovviamente noi intuitivamente sai che colpiranno un punto nello schermo, giusto? Perché è materia. Ok? Ha provato anche con l'acqua e ha dimostrato di avere delle onde. L'ha fatto con gli elettroni. Facendolo con gli elettroni, lanciandoli sia tutti insieme che uno per uno, ha fatto sullo schermo queste interferenze costruttive e distruttive, cioè l'elettrone si è comportato come un'onda, quindi ha fatto queste onde sullo schermo. Questo esperimento è molto molto particolare e ci sono varie interpretazioni che spiegano il suo fenomeno.
voglio che voi abbiate conoscenza di questo esperimento come per farvi pensare e per farvi incuriosire sempre di più sui misteri dell'universo. E vi introdurrò ad alcune interpretazioni di questo esperimento che hanno fatto anche altri scienziati. Ovviamente i fisici non credono che ci sia un collegamento spirituale con la fisica, ma la mia opinione personale è che ci sia sicuramente. Infatti lo scienziato Nassim sta cercando di trovare una teoria del tutto. Se guardate il suo documentario su Gaia, si chiama Quantum Evolution, è in inglese, però lui spiega in modo molto dettagliato e semplice quello che sta cercando di fare con i suoi colleghi, ed è quello di trovare una teoria del tutto con il Ether Theory. Se volete comunque approfondire la sua teoria, vi lascio qui il link sotto del documentario di questo fisico molto importante. Adesso sta cercando di collegare la spiritualità e la fisica, trovando una teoria del tutto. Nassim parla di un'energia che comunque vive intorno a noi, che gli antichi egiziani chiamavano Ka, o che i cinesi chiamavano Qi, quindi è un'energia di vita che vive dentro di noi e anche fuori di noi, e questa energia diciamo che deriva da qualche posto, da qualcosa, e quindi Nassim sta cercando appunto di trovare da dove deriva questa energia. Einstein diceva che Dio non ha fatto niente a caso, quindi niente è fatto a caso, tutto ha una sua spiegazione che magari noi adesso non comprendiamo, essendo comuni umani, common humans, and quindi ci sono tante persone che cercano di spiegare questi fenomeni, però comunque è molto complicato e difficile. Quindi con questo esperimento della doppia fenditura volevo farvi pensare, vedere le varie interpretazioni, ve le lascio qui sotto, vi lascio il video di Nassim qui sotto, tutte le interpretazioni dell'esperimento qui sotto. Spero che vi è piaciuto questo video, mettete like, iscrivetevi al mio canale e attendete il prossimo video che sarà sulle dimensioni dell'universo. Ok, bye!